e ringrazio il dottor Albisini per aver atteso fino a quest'ora. Sono sicuro che con la sua professionalità Terizio Ruolo potrà illuminarci e in qualche modo anche dare delle prime conclusioni a questa mattinata sicuramente interessante, dove sono emersi una serie di punti comuni sui quali poi sarebbe auspicabile costruire un percorso comune. Grazie. Grazie, grazie molte, ringrazio assolutamente l'associazione di questo invito e in particolare il direttore Giovanna Castelli, un invito appunto a parlare ad un incontro in questo importante contesto su dei temi che sono davvero stimolanti. Il titolo dell'incontro è Patrimonio culturale e mondo digital, diritti d'autore tra valorizzazione e conoscenza. Era mia intenzione occuparmi nel mio, prometto, breve intervento della prima parte di questo titolo, quindi della relazione tra patrimonio culturale e mondo digital, con delle incursioni nel tema del diritto d'autore. Ecco, su questo naturalmente il professor Gambino, che è un autorevolissimo giurista, ci ha praticamente già dato tutte le principali e fondamentali coordinate di questo tema, quindi cercherò, come dire, senza ripetere le cose già dette in maniera chiara e brillante, di fare una sorta di controcanto e di dare anche delle piccole ulteriori aggiunte che permettano di definire meglio il campo in cui ci stiamo muovendo. Come è articolato il mio intervento? In cinque brevi parti: una piccola introduzione sui riferimenti costituzionali, la spiegazione di un paradosso che il professore ci ha già acutamente descritto, ma che è interessante riprendere, due iniziative normative in corso sul tema della relazione tra questa, direi, triangolazione, cioè non solo mondo digitale, patrimonio culturale, ma anche diritti d'autore, e infine una conclusione con una ulteriore iniziativa normativa di ben più ampio respiro, che comunque si iscrive in questo quadro. Perché il tema di oggi è molto stimolante e importante? Beh, perché i profili di novità che presenta, nonostante siano temi con cui ci stiamo e ci dobbiamo confrontare già da tempo, è vero che considerarli sempre al futuro poi impedisce di vederne la dimensione precisa da attuare. Però il tema sicuramente è quello del profilo di novità, che richiede all'interprete, stesso giurista ma anche operatore, uno sforzo interpretativo forte per testare la tenuta delle tradizionali categorie dogmatico-giuridiche di fronte a fenomeni che appunto hanno dei profili di novità. Faccio un breve esempio. Non a caso nel titolo del convegno si parla di diritti d'autore, che è vero una locuzione già presente in alcune parti della legge sul diritto d'autore a seguito di alcune modifiche normative avvenute negli anni 90 e negli anni 2000, ma che oggi si intende in un modo del tutto diverso, come appunto veniva ricordato, diritti d'autore a seconda del tipo di accesso, del tipo di utilizzo che se ne viene fatto. Allora, passare da diritto d'autore a diritti d'autore in questo senso è una necessità imposta dalle sfide della contemporaneità. Per avventurarci in territori non battuti, ritengo che si debba partire invece da ciò che è conosciuto. E ciò che è conosciuto, che definisce in qualche modo l'architettura e il perimetro di questo campo, ce l'ha detto prima il professore, è l'articolo 9 della Costituzione. Non ripeterò le cose appunto già brillantemente dette sulla esistenza del seme della valorizzazione già nella Carta Costituzionale del 48,
nel primo comma dell'articolo 9, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. Segnalo solamente, questo è interessante in periodo di riforme costituzionali, che questa è una parte della Costituzione immodificabile, fa parte di quelle che i giuristi, soprattutto i giuristi americani, chiamano le cosiddette sunset clause, cioè norme che se vengono cambiate determinano una vera e propria rivoluzione dell'ordinamento, un tramonto dell'ordinamento giuridico per il sorgerne di uno nuovo. L'articolo 9 della Costituzione è uno dei principi fondamentali, quindi tutela e valorizzazione del patrimonio culturale sono iscritte tra gli architravi del nostro ordinamento, architravi così solidi da non poter essere modificati. E dunque il patrimonio culturale vive di questa duplice natura di tutela e valorizzazione. Un esempio rispetto alle cose che ci diceva prima il professore, un esempio classico che si fa sempre è quello del Cenacolo Vinciano, un'opera straordinaria, un'opera bellissima che dovrebbe poter essere vista da tutti, ma così non è, nel senso che è visibile da tutti, ma secondo determinate regole di accesso, per cui il gruppo per poter accedere alla visita non può essere composto da più di 15-20 persone, perché il luogo in cui è conservata, le modalità di conservazione impongono queste forme di fruizione e valorizzazione. Quindi in pieno, come dire, si riprende quel discorso che veniva fatto prima. Questo rispetto all'inquadramento costituzionale. Qual è il paradosso di cui è necessario parlare oggi? Ce l'ha già detto prima il professor Gambino, che tra diritto d'autore e patrimonio culturale c'è una relazione di quasi perfetta, non è così, quasi perfetta alterità, cioè una relazione a specchio. Finché è presente l'uno, non è presente l'altro. Che cosa significa non è presente il patrimonio culturale? Beh, secondo il codice dei beni culturali, una cosa può essere dichiarata o verificata bene culturale solamente decorsi 50, se bene mobili, o 70 anni dalla morte dell'autore, che o meglio, decorsi 70 anni della sua creazione e con un autore non più vivente. Quindi in qualche modo c'è un gioco di specchi rispetto alla durata dei diritti di utilizzazione economica di un'opera, che sono 70 anni dalla morte dell'autore. I termini non sono esattamente coincidenti, ci sono delle parziali sovrapposizioni, ma questo per capire che sono esattamente due come dire, concetti che vanno nella direzione diversa, per cui il bene culturale soggetto alle regole della tutela e della valorizzazione del codice è un bene che ha una sua storicità che coincide in qualche misura con un progressivo esaurimento dei diritti d'autore, in particolare quelli di natura economica. Naturalmente non è così, ci sono da un lato delle sovrapposizioni e dall'altro, e qui veniamo più da vicino al tema dell'incontro di oggi, delle rifioriture del diritto d'autore rispetto a nuovi utilizzi di quel bene che è diventato, di quella cosa, che di quell'opera che è diventato bene culturale, per cui un suo riutilizzo, e vedremo in che cosa consiste questa figura, questo istituto, forse permette un rinascere di nuovi diritti, e qui sì, diritti d'autore di un nuovo tipo, ma che non sono più ricollegabili a quello riguardante la creazione dell'opera, ormai risalente nel tempo, nel momento in cui questa diventa un bene culturale. Quali sono le due iniziative normative di cui è opportuno parlare se dobbiamo affrontare la relazione tra mondo digitale e patrimonio culturale? Beh, la prima è quella della liberalizzazione delle riproduzioni, una liberalizzazione delle riproduzioni introdotta dalla
decreto legge 83 del 2014, ma con due significative esclusioni: i beni librari ed i beni archivistici, che oggi, come dire, non fanno parte del novero dei beni per i quali è possibile una riproduzione libera, naturalmente a condizione che si tratti di finalità di studio connesse alla valorizzazione, escludendo il fine di lucro. Anche per queste due tipologie di beni, beni librari e beni archivistici, è presente un progetto di norma, un emendamento presentato alla legge annuale sulla concorrenza, che è come dire, in discussione al Senato della Repubblica, per il quale si prevede innanzitutto l'inclusione dei beni librari e archivistici tra quelli per cui è possibile la diciamo libera riproduzione, e soprattutto viene aggiunto all'articolo 108 del codice al terzo comma la specificazione che nessun canone è dovuto non solo per le riproduzioni richieste da privati ma anche eseguite da privati, perché si inserisce appunto quel grande tema delle nuove forme di riproducibilità dei beni culturali attraverso strumenti propri che oggi fanno fotografie con un dettaglio ben maggiore di quello pensabile 10 anni fa di una macchina fotografica costosissima, e quindi permettendo nuove forme di consultazione e fruizione e favorendone la diffusione e la valorizzazione. Naturalmente questo incide sul tema della libertà di panorama che il Ministero sta cercando di ampliare quanto più possibile, naturalmente nell'ambito delle finalità non lucrative. Uno dei problemi che è stato riscontrato, Wikipedia fa ogni anno un concorso che si chiama Wikilove Monument con tutte, come dire, le immagini caricate dai propri utenti, immagini di beni culturali all'interno di un museo. La licenza di Wikipedia, nonostante sia per utilizzi non commerciali, non esclude il riutilizzo commerciale. Allora questo è un problema in parte che si è riusciti a superare, che però in qualche misura ostacola. Quindi la libertà di panorama in sé non sarebbe vietata o non permessa oggi, lo è nella misura in cui chi la vuole esercitare non riesce a livello teorico ad impedire un possibile successivo riutilizzo un possibile successivo riutilizzo commerciale. Naturalmente rispetto a queste forme di riproduzione viene fatto salvo, libera, quindi non più soggetta a controllo preventivo ed autorizzazione, viene fatto salvo il rispetto del diritto d'autore, che si pone come un limite a queste forme di riproduzione libera. L'altra iniziativa normativa, anche questa ci è stata già descritta con l'intervento del professor Scarpino, è quella relativa al riutilizzo dei dati del settore pubblico. Come ci è stato ricordato, fino al 2013 si escludevano musei, biblioteche ed archivi dall'ambito di applicazione di utilizzo. Nel 2013 il legislatore comunitario, l'ho letta con attenzione più volte quella direttiva e vi spiegherò per bene perché, con una sorta di salto logico porta a dire: beh, poiché il riutilizzo dei dati della pubblica amministrazione ha avuto un grande successo, è opportuno estenderlo anche ai documenti di musei, biblioteche e archivi. Questo in parte è vero. Io personalmente vedo una grande difficoltà in quelli che sono i documenti dei musei. Che cosa si intende per i documenti dei musei? I cataloghi, che però sono un'opera di rielaborazione coperta dal diritto d'autore. Le statue, la possibilità di fotografare liberamente la statua, la possibilità di mettere il David su una maglietta, quella è una forma di riutilizzo.
Allora, questo il legislatore europeo non ce l'ha detto e ha lasciato a noi, che siamo un paese con tantissimi beni culturali, il difficile compito di specificarli. Il decreto legislativo di recepimento dà appunto il criterio della tariffazione, cioè spiegando che i beni sono i documenti. Il legislatore italiano poi parla di titolare del dato, quindi introducendo un ulteriore elemento di complessità che ci aveva, di cui ci aveva graziato il legislatore europeo, ma noi non vogliamo mai farci mancare nulla. Quindi nel 2006, quando era stata recepita la direttiva, inizialmente si parlava non solo di documenti ma anche di dati, ampliando e rendendo più complicato capire a che cosa ci si riferisca esattamente, cos'è un dato detenuto da un museo, l'opera d'arte, l'elenco delle opere di quel museo. Questo il legislatore non ce lo dice. E appunto, prevedendo l'obbligo di riutilizzo anche per gli istituti e i luoghi della cultura, all'articolo 7 ci dice che per biblioteche, musei e archivi non si applica il principio del riutilizzo parametrato esclusivamente ai costi effettivi, ma con un decreto del Ministero dei Beni Culturali, e questo quindi voglio dare una rassicurazione sulla tenuta in capo al Ministero, nonostante sia previsto il parere dell'Agenzia Digitale, di questo processo di come dire, digitalizzazione da un lato e di richieste di documenti digitali che vengono fornite. Con questo decreto vengono dettati criteri generali per la determinazione di tariffe relativamente alle richieste di riutilizzo. Tariffe che, se riferite a richieste per finalità non lucrative, si basano sui costi effettivi, mentre si dice nel caso di riutilizzo per fini commerciali sono maggiorati di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti del triennio precedente. Ora, un congruo utile messo a un'impresa diventa diciamo più veramente difficile da stabilire, forse anche contrario a alcuni diritti e principi in tema di libertà di iniziativa economica. Come leggo io la norma, però, qui si parla dei musei, degli archivi e delle biblioteche che hanno diritto a un congruo utile, quindi ugualmente un'operazione difficile nella sua parametrazione, ma è all'istituto pubblico che dobbiamo guardare per definire il tipo di investimenti fatti e l'utile che questo può ricevere, ed è giusto che riceva, perché quelle opere costituiscono parte del suo sostentamento, per definire i criteri di tariffazione. Naturalmente questi criteri generali verranno definiti in un decreto del Ministero dei Beni Culturali, che è in bozza proprio per i numerosi problemi che vi ho appena esposto. Concludo con un ulteriore riferimento a quella che è, a stretto rigore possiamo chiamare, una iniziativa normativa in corso. Abbiamo infatti iniziato con la Costituzione e vorrei chiudere anche con la Costituzione, in particolare con la riforma della Costituzione, quindi parti ben modificabili come quelle relative al riparto di legislazione tra Stato e Regioni, già oggetto di modificazione nel 2001. Quindi abbiamo iniziato da un articolo della Costituzione immodificabile e chiudiamo con uno invece che ben può subire modificazioni attinenti alle relazioni tra livelli di governo. In particolare mi sto ovviamente riferendo all'articolo 117, che nella sua nuova formulazione, sottoposta naturalmente alla consultazione referendaria, non parlerà più solo di legislazione statale esclusiva di tutela dei beni culturali, ma parlerà di tutela e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici. Si tratta di un intervento importante
che permetterà allo Stato di perseguire, provare a perseguire ancora meglio gli importanti compiti connessi al processo di digitalizzazione. Grazie. Ringrazio il dottor Albisini e devo dire che è stato un intervento molto costruttivo e anche la parte finale dà un segnale positivo, perché sicuramente una revisione dell'articolo 117 in questo senso significa che siamo tutti edotti della direzione verso la quale dobbiamo andare. Devo dire che la giornata di oggi è stata molto utile per certificare come tutti a diverso titolo siamo d'accordo su quelli che sono i presupposti e su quello che è la realtà attuale del comparto, e quindi ritengo opportuno osservare, cosa che ciascuno di noi fa nel proprio quotidiano, se e come evolveranno tutte le varie dinamiche in corso, e poter poi da qui ad un anno fare il punto della situazione e capire se siamo sempre a dirci auspichiamo che, speriamo che, oppure, come davvero tutti speriamo, qui di nuovo qui fra un anno potremo festeggiare l'aver avuto una normativa europea, l'aver avuto una diciamo valorizzazione di una serie di strumenti del diritto d'autore che realmente facciano in modo che il patrimonio culturale possa essere valorizzato nel miglior modo e nel rispetto dei titolari. Vista l'ora, chiedo comunque prima di ringraziare tutti i presenti se c'è qualcuno di voi che vuole fare un breve intervento. Io lo chiedo perché fa parte, diciamo, un po' del format del protocollo, per cui prego, passo la parola allora al professor Gaudino. Grazie di nuovo. Se possibile un suggerimento, visto che state scrivendo il decreto di attuazione sul congruo utile, cioè io proverei a mettere in questa fattispecie del congruo utile una quota fissa legata alla valutazione che farete, eccetera, e poi una quota eventualmente aggiuntiva laddove l'utile dell'esclusivista fosse superiore al congruo utile nella percentuale della reversione degli utili. E cioè a dire, visto che siamo noi che abbiamo conservato per decenni questo bene, visto che tu con la tua grande capacità creativa e divulgazione stai facendo molto di più e lucrando molto di più quello che è congruo utile, senza menomare l'investimento di questa eventuale esclusivista, ma aggiungendo al congruo utile una percentuale tipica della reversione degli utili, che è in materia autoriale ma che si può tranquillamente applicare qui, in modo tale che ci sta un agio maggiore che però non va a menomare, non va a creare un documento all'impresa esclusivista. Ovviamente dovrete essere molto accorti nell'inserirlo nel concetto di congruo utile, perché io ve l'ho detto adesso in modo semplicissimo che deve essere aggiuntivo, però siccome la norma parla di congruo utile. Questo è il tema però della direttiva, che la dà nel decreto legislativo, è confermata, no? Per 10 anni. Io ricordavo che infatti noi avevamo avuto un problema se riuscite a rivedere questo tema è meglio, perché la realtà italiana, che è fatta anche di piccole imprese, avere una pluralità magari con un regista ma che poi riesce è sicuramente più compacente, però la norma dava quella prospettiva, se si riuscisse con l'abilità consueta degli uffici del Ministero a dare un'interpretazione più coerente al mercato italiano, senz'altro mi sembra auspicabile. Sul congruo utile, ecco, provate con un po' di creatività a inserire questo elemento che è senz'altro dall'altro per dare, perché sarebbe un peccato, no? Che si recupera 10 e poi l'impresa porta a casa 1000. Allora recuperiamo 10, però poi portiamo a casa, che ne so, 300, visto che è portata a casa 1000. Grazie. Allora, di nuovo davvero grazie a tutti voi qui presenti, ai relatori, a Civita, al Creda, e ci rivediamo presto. Grazie.